In questo video facciamo un viaggio spazio-temporale che va dagli antichi egizi fino all'universo di Star Trek, parlando di Singleton. E come sarà possibile? Guardate questo video e lo vedrete! Dunque, oggi parlo del design pattern Singleton e di come si fa in Python in particolare. Per apprezzare a fondo questo video vi serve sapere cosa sono i decorator in Python. Non ho fatto un video a riguardo, ma ho trovato questo qua che spunterà qui sopra, e lo troverete anche in descrizione, che secondo me lo spiega in maniera decente. Tuttavia è in inglese e se volete un video a riguardo scrivetelo qui sotto nei commenti. Dunque questo video sarà strutturato in queste parti. La prima cosa di cui parlo è cos'è il design pattern Singleton e ovviamente a cosa serve. Poi passiamo a come si fa in Python. Successivamente passiamo al fatto di come mi ha fatto invocare Anubi per una serata intera e infine parliamo di una particolare implementazione di questo design pattern chiamata Borg Singleton. Per quelli di voi che abbiano mai visto Star Trek, i Borg non hanno bisogno di presentazione, ma per tutti coloro che non sanno di cosa io stia parlando, spero che almeno abbiano visto Rick e Morty, perché c'è una loro parodia nell'episodio Assimilazione autoerotica, quindi magari guardatevi quello, così capirete il motivo per cui quando poi parlerò di Borg Singleton l'hanno chiamato Borg. E quindi fatevi assimilare da me iscrivendovi al canale, cliccate la campanellina, lasciate un like, condividete questo video con tutti i vostri membri della collettività. E iniziamo. Dunque, il Singleton è un design pattern che mira a garantire che in una determinata classe ci sia una e una sola istanza. Quindi creiamo che solo la nostra classe regina e questa può avere al più una sola istanza a runtime. Ovviamente qualcuno mi potrebbe dire questa cosa che in realtà lo dicevo io stesso quando ho scoperto questo design pattern tanti anni fa. Ma se le classi ci aiutano a creare tanti oggetti dello stesso tipo, che senso ha limitarci a un solo oggetto, cioè a una sola istanza? È un po' come se si fa il progetto di un aereo, ma poi da quel progetto ci faccio un solo aereo. Cioè, non ha molto senso. E diciamo, chi dice questa cosa ha ragione, ma anche torto. Perché il singleton va ovviamente usato dove serve, mica lo mettiamo in tutte le classi. Se si fa l'esempio della classe aereo e la fai singleton, ovviamente sei un deficiente. E quindi, quali sono i casi in cui serve? Ce ne sono ovviamente vari. Abbiamo per esempio una classe che si occupa di collegarsi a un database. Non vogliamo che ogni volta che chiamiamo questa classe, o che questa classe in particolare viene istanziata, si crea una nuova connessione col database, a meno che non vogliamo collegarci a un altro database, ma quello è un altro discorso. Oppure, per quello che l'ho utilizzato spesso io, questo design pattern Singleton, è quando abbiamo una classe che legge e gestisce le configurazioni di un programma, quindi magari le legge da un file, e noi vogliamo che la classe che rappresenti la configurazione del programma in questione ce ne sia solamente una runtime. Infatti questo è quello che ho fatto per il mio programma Robinhood che avevo introdotto in questo video. Bellissimo! Ora che abbiamo capito questa cosa, come lo si fa? Cioè, o meglio, come si fa questo design pattern Singleton in Python? Lo si può fare in tanti modi e anche in modi sbagliati. E infatti, adesso vi faccio vedere quello che io ho considerato il modo sbagliato. Ma come, Valerio? Ci fai vedere il modo sbagliato? Sì. Altrimenti, come mi collego alla terza parte del video inerente alla quantità di madonne che mi hai fatto fare la settimana scorsa? Ovviamente, il disagio va condiviso e quindi vi beccate intanto quella che io ho considerato la implementazione sbagliata. E poi ovviamente la sistemiamo. Dunque iniziamo questa nuova parte del video facendo una domanda al pubblico. Qual è secondo voi il primo metodo che viene invocato dalla runtime di Python quando istanziamo un oggetto? Sbagliato. Se avete detto init, non è corretto.
Il primo metodo che viene invocato è un metodo che si chiama New, che è anch'esso un Dunder Method, e se non sapete cosa siano i Dunder Method, ve ne avevo già parlato in questo video, durò un pochetto, quindi andate a vedere la sezione in cui le introduco. E cosa fa questo metodo New? Crea l'oggetto. E se questo crea l'oggetto, cosa fa in it? Beh, come dice il nome, lo inizializza. Ma che domande? Quindi lo scopo del metodo new è quello di restituire un'istanza della classe. Se con il metodo singleton possiamo, come dicevo poco fa, restituire un'istanza di un oggetto, nel caso di una classe singleton possiamo restituire sempre la stessa istanza. E infatti questa è la soluzione che si trova spesso online. Guardate qua quanto è bella. Praticamente, se abbiamo già un'istanza, la restituiamo, altrimenti ne creiamo una nuova. Ovviamente questa istanziazione avviene una e una sola volta soltanto, che è quello che vogliamo noi. E questa soluzione che vede qua a schermo mi ha fatto esibire tutto il mio repertorio di preghiere verso Anubi, che vado a ripassare durante la sigla. Dunque, vi ho detto che la soluzione che vi ho mostrato prima della sigla era la soluzione sbagliata. Ma cosa c'è di sbagliato? Il problema è che init viene sempre e comunque chiamata dopo una new. Cioè, il primo metodo che viene chiamato dalla runtime di Python è new. Poi viene chiamato init dall'istanza che noi abbiamo passato. E se io, per esempio, nella init inizializzo delle proprietà, queste vengono reinizializzate. E lo possiamo vedere in questo esempio. Io qua ho una classe singleton che ha una lista in cui aggiungo delle robe e poi quando io faccio questa chiamata che dovrebbe restituirmi la stessa istanza, che di fatto mi restituisce la stessa istanza, reinizializza la lista e quindi me la ritrovo vuota. Una soluzione carina è quella di utilizzare un decorator. Un decorator è una funzione, ma può essere anche una classe in effetti, che restituisce una funzione o qualcosa che sia una callable. Se usiamo questa funzione con il carattere chiocciolina prima della nostra classe, quando scriviamo in qualunque parte del codice singleton class, in realtà viene chiamata prima la funzione decoratrice, in questo caso la funzione singleton. E cosa fa questa funzione? Andiamola a guardare. Restituisce una funzione che è definita all'interno, che si chiama wrapper, che a sua volta restituisce un'istanza della classe, se questa già esiste. Altrimenti la crea coi parametri che noi abbiamo passato, se ovviamente ce ne sono. Usando il decorator, infatti, quando io chiamo la classe singleton class, non solo abbiamo la stessa istanza, ma abbiamo la lista come ce la saremmo sempre aspettata. E ovviamente sta stronzata mi ha fatto invocare divinità animali che voi non avete idea per una serata intera. E sono sicuro che qualcuno nei commenti dirà: e perché non lo sai che init viene chiamato dopo new? Sì, effettivamente lo so, ma il problema è che io stavo facendo altro, tra l'altro utilizzando async.io, che magari se volete che faccio un video a riguardo scrivetemelo qui sotto nei commenti. Quindi essendo che io ero focalizzato su altro, nella mia testa ho detto che questo codice implementa singleton, fa quello che mi serve e proseguo con quello che devo fare prima che me lo dimentichi. Dunque passiamo all'ultimo argomento del video, ovvero quello che vi dicevo poco fa, il design pattern Borg Singleton. Questo design pattern viene anche chiamato come monostato e adesso capiamo perché. Invece di avere la stessa istanza di un oggetto, si fanno sempre nuove istanze, quindi diciamo che in memoria ci sono diverse istanze dell'oggetto, ma condividono tutti lo stesso stato. Lo stato di un oggetto in Python si trova in particolare all'interno della proprietà dict, che è scritta con gli underscore sia davanti che dietro, che come dice il nome è un dizionario. Se questo dizionario è lo stesso per tutti, ogni istanza avrà lo stesso stato. Ed è come avere tanti piccoli droni in borgo dove tutti sono connessi alla stessa mente alveare. Benissimo pinguini, fatemi sapere qui sotto nei commenti se sapevate di queste cose che fanno, diciamo, bestemmiare un po' me, un po' tutti, spero non tutti.
così per la vostra salute mentale. Io vado a leggere i vostri commenti con la compiacenza della regina Borg e noi ci vediamo alla prossima. Ciao Kilo!